Allora, con il coach Sandro Sinigaglia, Sandro non è iniziata proprio benissimo, poi siamo andati bene, abbiamo chiuso bene il primo tempo, il terzo quarto da dimenticare, ma poi è andata. Il terzo quarto di sicuro abbiamo fatto tanta fatica, siamo andati in difficoltà, però c'è una cosa positiva, che io penso che in un terzo quarto giocato così potevamo essere sotto di 15 alla fine del quarto, invece mi sembra che abbiamo chiuso avanti con forse 7-0 di parziale nell'ultimo minuto con i contropiedi. Ecco, quindi cioè in un quarto giocato malissimo, alla fine abbiamo chiuso avanti, abbiamo ripreso la partita e l'abbiamo portata in fondo. Le ragazze sono state encomiabili in questo, bravissime. Ecco, cosa significa questa vittoria, questa seconda vittoria dopo la crisi pandemica? Beh, di sicuro partire con due vittorie dopo i 40 giorni di stop è una cosa molto importante ed è un valore aggiunto per queste ragazze, che hanno dimostrato di comunque volerla anche con la testa, non solo con le gambe e la pallacanestro. È una vittoria importante perché sono riusciti a ribaltare anche la differenza canestri, quindi adesso non vorrei sbagliare, credo che siamo più 4 su Mantova e più 6 come differenza canestri. Abbiamo un bel piede nei playoff adesso, possiamo adesso giocare per vedere come classificarci per la post season. Ecco, adesso c'è, mi pare, Bolzano in trasferta, sì. E poi abbiamo il derby contro la squadra di Anna Zimmerle, una ex allenatrice che tu conosci. Tra l'altro un derby anche per me, io ho allenato molti anni a Sarcedo, quindi da loro. Ed è bello comunque giocare anche questo derby, probabilmente in questo momento con queste due vittorie ci arriviamo sia a Bolzano che a Sarcedo con la mente un po' più libera. Perché è importante, le ragazze stanno accusando la fatica, non è una scusa questa, ma la stanno accusando. Cioè tu dici che effettivamente dopo sì, questi 40 giorni di stop è difficile. È difficile, noi domani abbiamo in programma allenamento, ok? Mi hanno chiesto di stare a casa e io ho detto, guardate, facciamo riposo giovedì dopo la partita di Bolzano, che torneremo tardi da questa trasferta. Domani facciamo video, prepariamo Bolzano, un po' di tiro, quindi... è un bel tour de force, ma l'abbiamo cominciato veramente nel migliore dei modi. Bravissime queste ragazze ancora. E insomma, forza, forza la nostra S Vicenza. Sempre, grazie a voi.